Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. È stato un po' di casino col timer. Ho inavvertitamente miscliccato e si è resettato ai 10 minuti dopo che stava già andando, ma abbassa anche un po' la musica o la lascio un po' così, ma mi sembra di sentirla un po' alta. Quindi oggi mi sa che non c'è nessuno nei paraggi e quindi mi dedicherò a fare quello che avevo programmato, ovvero gli esercizi, i programmini dell'Advent of Code, che un po' mi spaventano perché, a parte che sono, cioè volevo dargli un'occhiata, però è passato qualche, bisognerebbe fare uno al giorno, io non avendo tempo ne ho accumulati un po' da fare, sono fermo praticamente al primo, e nel momento in cui l'ho risolto speravo di aver finito, ma in realtà era solo la prima parte del primo giorno, quindi, perché pare che ogni esercizio sia diviso in due e ha questa particolarità. Adesso vedo, siccome ho cambiato risoluzione, se si vede tutto. C'è questa striscia qua sotto che è un pochino, ne approfitto anche per fare un pochino di test su alcune cose, ad esempio questa striscia qui sotto è troppo grande per i miei gusti, o così è troppo piccola. Diciamo che la sposto da un'altra parte, così così sta fuori dai piedi e là, così non mi sta nelle scatole. Che stavo dicendo? No, cos'è adesso, già tutto aperto qui, però vado ad aprire il browser e vado sul sito Advent of Code, diciamolo come va detto. Che cos'è? È un sitarello, è il calendario dell'avvento per i programmatori, quindi per noi che ci vogliamo fare del male, come esistono vari calendari dell'avvento, ormai è diventata una moda, perché c'è chi lo fa con i cioccolatini, c'è chi lo fa con gli accessori di make-up, c'è chi lo fa con qualsiasi cosa. Qualcuno ha avuto la brillante idea di farlo anche per gli sviluppatori, ovvero la proposta di un problema al giorno da risolvere ogni giorno. In realtà poi sono un paio poi correlati, ma fino ad arrivare ovviamente alla vigilia, cioè giorno di Natale. E ne abbiamo già diverse a disposizione. Adesso qua aumento un pochino il font, così lo zoom un po'. E qui in alto c'è una stellina perché ne ho fatto uno e quindi sono stato molto pigro, ma è tra l'altro la settimana scorsa. E dopo ho visto che erano un po' impegnativi, quindi ho detto qui ci dobbiamo ritagliare un po' di tempo se li vogliamo fare, ma adesso il mio obiettivo non era neanche finirli tutti, però volevo dargli un'occhiata. Generalmente sono un espediente abbastanza, come dire, utile e comodo per imparare un nuovo linguaggio, perché uno si mette lì, vede un po' i problemini e magari, essendo fluente con un linguaggio, prova a utilizzarne un altro, uno nuovo, uno con cui è un po' più, come dire, meno ferrato per risolvere questi esercizi, anche se alcuni sono un po' spinosi. Devo dire la verità, adesso io ho pensato di farlo con Delphi perché è un po' il linguaggio principale che portiamo su questo canale e anche un po' quello meno inflazionato, che non è una bella cosa, ma vabbè, quello. Però effettivamente forse dei linguaggi dinamici in questo caso sono meglio, perché ci sono meno infrastrutture, cioè, come dire, meno tipida preimpostare o predeterminare per risolvere alcuni problemi, dove un linguaggio come dire dinamico probabilmente è più indicato, ecco, da questo punto di vista. Faccio un salto a spegnere il riscaldamento perché penso di aver un po' esagerato. Quindi io mi sono preparato anche la tazza di tisana, che ce l'ho qui, la mia tazzona. Ho commesso un errore fondamentale, che non ho preso
quello che normalmente serve per qualcosa dove mettere il filtro una volta esaurito, quindi mi ustionerò male, adesso lo butterò sulla tastiera, farò un macello. No, pezzo di carta, via, ce l'ho fatta, ma sta assorbendo. Ah, il pezzo di carta che brucia, la butto via, arrivo subito. Amici, che tempo fa, Melegnano! Ciao Muzio, ben arrivato. E cos'è che stavo dicendo? Ah sì, no, la tisana tra l'altro ha un duplice vantaggio, qui devo scrollare, ha un duplice vantaggio legato al fatto che, beh, perché il mio dietista mi ha detto quando senti bisogno di fame così fatti una tisana, perché così integri sia i liquidi e oltre a integrare i liquidi non mangi, bevi, e quindi fa anche gioco al nostro obiettivo. Però mi ricordo un po' come quando facevi i primi lavoretti da adolescente, i primi lavori estivi, che i miei mi avevano detto non farti mai vedere con le mani in mano, quindi se non ti danno qualcosa da fare tu trovati qualcosa da fare, al limite se non sai cosa fare pulisci, spazza. Un giorno, il mio primo lavoro è stato un giorno, nessuno aveva tempo di cagarmi e di darmi qualcosa da fare, quindi ho passato l'intera giornata a pulire. Peccato che si trattasse di un magazzino di ricambi con varie viti, bulloni, e praticamente non dico che l'ho pulito tutto, però e ho pulito come dire, un ambiente che praticamente il giorno dopo sarebbe diventato esattamente come prima, perché tra spostamento di oggetti sporchi e cose di questo tipo, cioè praticamente l'utilità del mio della mia operazione era stata inutile, quindi e qui anche la tisana fa la stessa, lo stesso principio. Alla fine, a forza di berne per non mangiare, finirò che mi diventerò un barile d'acqua, perché pare che adesso è bollente, quindi mi sta ustionando. Quindi l'Advent Code è un po' questa cosa qui, un calendario dell'avvento dove ogni giorno propongono problemi da risolvere, spesso a tema natalizio, ecco, da questo punto di vista. Ci si mette lì e si cerca di risolverlo con il linguaggio di programmazione che preferisci. Poi c'è anche una challenge, cioè volendo si può gareggiare, ecco, però io come si vede ho fatto metà del primo giorno, ce ne sono già 10, cioè scusate, ce ne sono già 9 a disposizione e il decimo uscirà tra 14 ore, perché quello è contro la rovescia, perché la challenge è il problema viene pubblicato e il primo che lo risolve più velocemente pubblica la soluzione, è come dire quello che vince, quindi ha complessità crescente. Come dicevo, sicuramente un linguaggio dinamico da questo punto di vista è meglio rispetto a un linguaggio tipizzato, ma perché non c'è bisogno di predisporre magari delle classi, si possono usare lambda molto più scialle. Però appunto in realtà io volevo provare con Delphi più che altro per una questione di ripasso, ecco, perché sono un po' arrugginito, cioè non sono così arrugginito, ma un po' effettivamente lo sono sulle RTL. Poi magari poteva essere carino, ecco, una cosa da fare con calma, con un po' di tempo in più, e siccome ho questo sabato a disposizione, perché ho visto che giovedì sono molto molto morto ci arrivo un po' trafelato, devo preparare delle cose. Magari adesso cercherò di fare le cose con più calma. Penso di non aver salutato Sandro Delfi e Muzio, ma Muzio forse sì, quando ho detto amici, ma mi è venuto questo dubbio perché stavo pensando alla tisana, quindi a non ustionarmi con la tisana, quindi devo fare una cosa alla volta, altrimenti finisce che mi brucio le mani oltre che il cervello. Poi stavo pensando a qualcosa per sotto Natale, ma ero ancora nel dubbio, ci stavo ancora un po' ragionando, quindi
Adesso vedrò se farlo o meno, mettendo in palio anche qualcosa, però stavo pensando appunto a qualche oggettino tangibile, giusto per così come una lottery, però andrebbe pensata bene, pianificata bene, annunciata bene, quindi adesso vedrò se farlo o meno, poi così ci stavo un po' pensando, giusto perché alla fine poi ci sta, quindi per cui andiamo a vedere un attimo. Oh, madò, ha messo il carattere veramente gigante. Questo è il giorno 1, quindi sono indietrissimo. Se l'avete già fatto o guardato, allora fondamentalmente c'era questo primo problema. Qui vado un po' più veloce perché avendolo già fatto, anche se in realtà non sono sicuro di averlo fatto correttamente, perché vabbè, l'esercizio è risolto quando voi date la risposta giusta e lui vi dà una stellina e vi fa andare avanti, quindi in un certo senso l'esercizio è svolto. Però la cosa che non ho capito, anche guardando un po' altri che risolvevano vari problemi, anche se non ho fatto in tempo ad approfondirli dal punto di vista del come lo hanno risolto, perché non volevo rovinarmi la sorpresa, non capisco però mai quanto bisogna essere, come dire, pragmatici e quanto bisogna essere, come dire, astratti. Mi spiego. Il primo esercizio chiedeva, praticamente, vabbè, sorvoliamo sul fatto che ci siano gli elfi che hanno scritto su un file di testo dei numeri di cui voi dovete prendere. Oh, buon pomeriggio. Su qui faccio anche uno shout out perché so che fai anche streaming, perché mi ricordo il nick, ma mi ricordo anche hai fatto di recente anche una live sull'identity.NET 8 che devo rivedere su YouTube, perché io non riesco mai a seguirla in diretta, peccato perché mi piace anche fare un po' di però me la vado a rivedere, perché di recente ci ho sbattuto il naso e tra le varie soluzioni. Quindi andate a seguire anche il canale di. Oddio, ho un vuoto di memoria. Aspetta, che vado. Alberto Mori, se non ricordo male, però non vorrei dire una. Dirò senz'altro una stupidata, perché in realtà sono tanti che seguo. Vabbè, sono un po' scemo, mi bastava cliccare sul channel, così diamo un'occhiata. E infatti c'era Identity Server, esatto, e quindi no, non c'è scritto il nome, quindi Alberto, mi ricordavo che a volte faccio delle figuracce, no, poi vedo intanto su LinkedIn i post, e quindi quando mi capitano butto un'occhiatina. E no, lato .NET, tra l'altro, non so se c'era una live anche oggi, forse starai per iniziare una live, no, vediamo vedere. Perché una volta li facevi il sabato e quindi sui canali UG.NET, è vero. Ah, qui non c'è. Però UG.NET non stream anche su Twitch, quindi i martedì sono a cena dalla mamma, quindi di solito. Però ecco, se sviluppate anche in .NET, ma anche se non sviluppate in .NET, andate a dare un'occhiata, anche perché poi no, di recente ho sbattuto il naso sulla storia degli identity server. Ci sono dei server di terze parti, alcuni open source, però devo dire che configurarli e farli partire non è facile, quindi se hanno integrato una soluzione di questo tipo hanno fatto un ottimo lavoro, perché effettivamente è una cosa molto sentita per fare single sign-on, per fare tutte queste cose qui, e quindi .NET 8 ha un sacco di belle novità, pare di aver visto, non è il solito. Io tutte le volte che vado un po' a esaminare le novità vedo che ci sono modi diversi di fare più o meno le stesse cose, quindi cerco un attimo di lasciarmi più spazio di approfondirle un po' più avanti, affinché si stabilizzino. Però questa mi sembrava una bella release. Tra l'altro ho commentato oggi un post dove si parlava di linguaggio Delphi e comparazione con C Sharp, dove effettivamente ho dato ragione a un, come dire, a un,
è un tweet su Twitter, che io chiamo ancora Twitter perché non mi piace X, cioè c'è X Factor, ci sono gli X-Men, ma X, dove si diceva che ci sarebbero effettivamente un po' di integrazioni da fare sul linguaggio Delphi, perché ho visto un po' le novità di C Sharp. Adesso, a parte il c'è un botto di roba su .NET, si dice così, un botto di roba, quindi quello, mentre alcune cose syntactic sugar, cioè quando ad esempio le proprietà avere get e set, oppure mettere anche come i getter e i setter come espressione, cioè a me non hanno mai cambiato più di tanto la vita, perché fondamentalmente il codice me l'ha sempre generato Visual Studio e in parte anche ReSharper, perché è un altro tool che mi piace usare, della JetBrains, e quindi, come dire, l'IDE lo mantiene, quindi che sia verboso o meno verboso mi cambia poco, perché però alcune sintassi come quelle visto delle collection e queste cose qui un po' mutuate da Python, mi pare poi di capire, e poi anche da JavaScript o spread operator, ecco, magari quelli sono già un po' di feature in più, ma altre cose legate appunto alla, a quelle cose che usi quotidianamente, dove scrivi di meno per scrivere la stessa cosa su codice che non puoi evitare di scrivere, ecco, da un certo punto di vista secondo me ci stanno, e mentre alcune cose non penso che siano la fine della vita. Lato Delphi abbiamo supporto per i generic, supporto per i metodi anonimi, ma ad esempio una sintassi lambda a me manca molto, perché fare i metodi anonimi, cioè le funzioni senza nome per fare le lambda, c'è molto da scrivere. Hanno già fatto un po' di type inference con le variabili che si possono dichiarare inline, ci vorrebbe un po' di type inference anche su quelle funzioni, per evitare di, quello che vorrei evitare è di dire dove si aspetta una stringa, la variabile deve essere di tipo stringa, non ce la voglio scrivere perché mi rompe le scatole, e perché non voglio scrivere l'ovvio, e quindi non voglio scrivere una cosa che o è così o non compili, quindi perché altrimenti perché dovrei specificare, cioè è vero, adesso non è una cosa, si è sempre fatto, ok, però dice, siccome c'è ampio margine di miglioria, e secondo me l'hanno lasciato un pochino indietro, cioè mi stanno un po' più curando degli aspetti funzionali dell'ambiente, di quello che c'è, e di ciao Fubit, è arrivato anche, c'è un sacco di gente il sabato, è vero che poi alla sera è meglio andare a letto che fare le live. Adesso faccio uno shout out anche a Fubit, che l'ultima volta ve l'ho visto mixare, però non so se hai fatto altre live, è un po' che non mi sembra vedere il canale apparire, perché di solito qualche streamer lo segue e faccio un po' di salti qui e là, giusto per vedere, quantomeno per salutare, quindi qualche sera fa ho fatto un saltino, ho visto che c'era Progetto Crema, che è un altro canale, non so se si può fare, no, perché non vedendolo, non so se scrivo bene il nome e poi mi frega, no, direi che è lui, perché stava portando Dune, con il gioco per non per Amiga, ma era per un'altra piattaforma, CD32 o Mega, era un'altra cosa, e quindi sono preso un po' di pausa, ho troppi progetti in corso, progetti lavorativi, progetti, comunque meglio, ogni tanto bisogna anche uscire dal, infatti anch'io ho fatto un po' di live scialle in questo periodo, ho saltato un po' di giorni, vabbè, la settimana scorsa avevo un evento che alla fine sono venuti in pochi, in realtà non so se dirmi dispiaciuto o contento, perché ho fatto vedere un po' di Delphi per Python e Python per Delphi, perché la tecnologia fa un po' per il gruppo Python di Reggio Emilia, che è la mia città, c'eravamo in pochissimi, perché il posto pare, cioè per me era molto comodo in realtà, però pare sia per i più un po' sfortunato, perché fuori dal centro, di solito per me è più comodo perché dovendo andare in centro, e c'era veramente un freddo da birichino, io bello spavaldo, siccome il giorno prima c'era un caldo da morire, arrivo, magliette corte, e ovviamente non posso fare una presentazione con la giacca, e quindi maglietta corta mi sono fatto questa presentazione. Il problema è che il cervello non tiene dito alle passioni, beh, dai, una cosa comunque migliore di non averne, di annoiarsi, anche perché
sarebbe molto peggio, e quindi capisco. Io in realtà non ne ho tante, ma le poche che ho veramente mi portano via un sacco di tempo, e quindi ce ne avrei tante cose da finire, che in realtà poi sono tutte legate all'uso del computer, quindi non so neanche, dovrei un po' uscire da questa. Quindi c'era molto fresco, mi è dispiaciuto un po' che c'erano in pochi per tutta una serie di, come dire, ma forse si replica, quindi adesso vediamo se non trovano nessuno per il prossimo meetup, si vuole replicare, si potrà fare una replica o... Peccato, perché i presenti mi sembravano molto interessati, alla fine c'era un po' di cinema, un po' di cosine da vedere, che sono anche un po' le cose che ho fatto in live nell'arco di un paio di annetti, quindi ci stava come curiosità. Che diavolo stavo dicendo? Ok, abbiamo un po' divagato. Torniamo all'Advent of Code, poi tanto comunque è bello così chiacchierare. Quindi qui, allora, il primo esercizio ad esempio diceva che gli elfi hanno messo questa macchina dove scrivono dei numeri, adesso risparmio un po' la storia, e fanno un file di questo tipo dove dentro ci sono numeri e lettere, e bisogna comporre le cifre, sono calibration value, cioè sono valori di calibrazione di questa macchina che gli elfi hanno usato per gestire il tempo, qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo bene, ma non voglio rileggermi tutto perché fondamentalmente, andando al sodo, cioè tutta la spiegazione serve per creare un po' di... ci sono queste righe che contengono lettere e anche numeri. Bisogna prendere la prima cifra che troviamo e la seconda che troviamo per fare un numero di due cifre che va sommato con tutti gli altri. Quindi ogni riga, ad esempio qui la prima riga è 1 e 2 perché prendiamo l'1 ABC e poi prendiamo il 2. Poi c'è 38 perché troviamo il 3, un po' di lettere, troviamo l'8, un po' di lettere, quindi 3 e 8 sono le cifre che rimangono. La terza riga ha più cifre, quindi dobbiamo prendere la prima che è un 1, B il 2, però dopo c'è un 3, quindi il 2 viene scartato, viene preso il 3, poi prendiamo il 5 e quindi diventa 1 e 5 perché tutte le cifre oltre la prima vanno scartate. Nell'ultima, che c'è solo una cifra, diventa 77 perché se non c'è solo una cifra, quella vale sia come prima e come seconda. Quindi ogni riga c'è un file di testo da scaricare, ok, che viene tirato giù e vanno sommate tutte queste cifre. Ecco, il mio dubbio, la cosa che non capivo, era quanto io devo scrivere codice focalizzato sul problema o più generico. Mi spiego, io nel codice su questo esercizio l'avevo fatto, è l'unico che ho fatto. No, questo è il 2, però fondamentalmente non mi sono messo a... non l'ho ancora fatto, l'avevo solo preimpostato, poi ho visto che ci voleva un sacco di tempo e quindi qui vedete, non sto barando, c'è proprio solo questi due. E che diavolo ho fatto? Ho fatto questo process file dove uso un file reader, perché fondamentalmente c'è il file di testo che potete scaricare, che ci danno, fammi vedere dove ho messo, se l'ho messo qui, data input, non si vede, scusate, adesso lo apro con Visual Studio Code, è fatto così. Però non è un file, come dire, sono 1000 righe, quindi non è così voluminoso, però il mio dubbio era, ovviamente su ogni riga va trattata esattamente come abbiamo visto, il mio dubbio era, ma queste 1000 righe sono un esempio, quindi dovrei scrivere codice che elabora virtualmente non 1000 righe ma 1 milione o 1 giga di righe, oppure va bene se io mi fermo sul fatto che sono 1000 e non più di 1000. Io sono stato un po' troppo generico forse, però me la potevo cavare con meno, perché che cosa ho fatto? Ho usato FileStream e lo Stream Reader, cioè ho detto apriamo il file, leggiamo readline, leggiamo riga per riga, quindi fondamentalmente io mi sono impostato come se dovessi leggere dei file molto più grandi, perché forse non c'è una regola, adesso che ci penso, nel senso che il codice forse è scritto piccolo,
Forse non c'è una regola, nel senso che ognuno può fare quello che vuole, però nell'ottica di come dire, scrivere meno codice, perché ovviamente più cosa, cioè sì, l'approccio è migliore dal punto di vista del risparmio memoria, però ho fatto molto più sforzo quando il file è quello, cioè forse qui non c'è neanche un'indicazione. È chiaro che se dovessi scegliere, purtroppo scappo, visto in live, grazie per il passaggio, mi ha fatto molto piacere. Poi verrò a vedere le live anche in differita su YouTube, perché le ho già messe in salva da guardare il prima possibile. C'è una lista un po' ampia, ma adesso per le feste me la scremo un pochino. Quindi capisco, tra l'altro è sabato, per cui è il momento di shopping. Grazie per il passaggio e alla prossima. Grazie mille. No, dicevo, sì, io ho pensato, ma siccome sono un po' di finezza, leggiamo riga per riga, cioè mi metto. Però ho visto che in altri linguaggi, anche magari più easy, c'è cioè chi ha fatto un read online, cioè ha letto l'array, il file come righe di testo, e quindi si è risparmiato. Ad esempio nel mio caso potevo mettere tutti in una funzione, però per non farla troppo come dire incastonato, ho fatto vari try finally e quindi ho diviso un pochino così. Forse è giusto, ma magari è sbagliato dal punto di vista che bisognerebbe puntare meno alle, come dire, essere meno fini da questo punto di vista, e più che diavolo ne so. Formalizzando la definizione di algoritmo, dice pur sempre che deve risolvere tutti i problemi dello stesso tipo, qualcosa. Sì, cioè io mi sono messo da quel lato lì, però il discorso è che dopo ci ho messo più tempo a fare sta roba che a fare, come dire, l'esercizio in sé. Cioè, per dire, lì diceva prendi la prima e l'ultima cifra, quindi il numero che avrai è lungo 2. Anche lì io potevo fare variabile prima cifra, seconda cifra. E invece mi sono messo a parametrizzare quante cifre e quindi renderlo dinamico. Cioè, se ci fosse stato un esercizio che mi dice adesso devi prenderne 3 per ogni riga, quindi prendere l'ultima e che ne so, le ultime 2, col mio algoritmo, cioè si riusciva a fare quello cambiando solo un parametro. Cioè è molto dinamico, ma alla fine non ho scritto tanto codice, quello no, però ho forse overingegnerizzato. In un contesto di test driven development forse sarebbe stato sbagliato, perché bisognerebbe, come dire, prendere il caso più generico e poi rifattorizzare, nel senso che dovrei dire ok, il file è questo, 1000 righe, non serve caricarlo tutto, domani magari esce fuori che c'è bisogno di caricare un file molto più grande, a quel punto rifattorizzi il codice in modo da lasciarlo com'è dal punto di vista algoritmico, ma trasformandolo per poter gestire quel file, ecco, quella fine. Non lo so, questo è un dubbio, ho cercato sul sito ma non ci sono delle indicazioni particolari, e quindi da quel punto di vista. Poi mi sono messo a fare un'applicazione console che vabbè, ci sta, perché alla fine dovevo produrre un risultato, quindi ho messo la logica tutta lì dentro, ho preso il risultato, l'ho stampato, l'ho messo sul sito, mi ha detto che era corretto. La prima volta mi ha detto che non era corretto, ma non resettavo la somma, e quindi poi banalmente cosa ho utilizzato? Ho messo questo string builder per creare la stringa per ogni riga, quindi con le cifre. Mi sono messo a leggere riga per riga, mi salvavo di volta in volta l'ultimo carattere, quindi è un po' come dire, scandendo i caratteri nella riga, se il carattere non era un numero, saltavo, ripetevo il ciclo, quindi andavo avanti. Se la lunghezza delle righe era inferiore, qui potevo mettere un break forse anche, era inferiore alla lunghezza del numero, andavo ad accodare il carattere, altrimenti lo andavo a mettere come ultimo carattere della stringa. Quindi fondamentalmente se la stringa è vuota ne accodo uno, se invece contiene già un valore vado a impostarlo nel buffer della seconda, e quindi lo vado a mettere anche qui, perché c'è un buffer, però forse qui nella create avrei dovuto mettere una capacity
number length sarebbe stato più ottimale, perché magari se vai a modificare il carattere ISIM e non ce l'hai già messo, vai in index out of bounds, però non me lo dava, quindi è strano. Vabbè, forse se lo gestisce lui, forse è lui che va qui e aumenta la capacity se non è in grado di far vedere set char, se l'indice è meno di 0, altrimenti fa un check bounds e dice che se deve essere maggiore, sì. Bah, strano che non mi andassi in errore. Ah, aspetta, però ho capito, c'è questo, se la lunghezza è minore, allora se il numero di cifre è minore della lunghezza che devo fare, che è di 2, io andavo sempre in accodamento, altrimenti andavo a cambiare l'ultima, ma l'ultima già ce l'avevo, quindi è giusto così. No, è giusto. Questo serve perché quando arrivava a due cifre, se ne trovavo un'altra, non facevo l'append, ma andavo a cambiare sempre solo la seconda. Che è la seconda perché gli ho detto che 2, se fosse stato 3, 4 diventava la terza. Poi mi salvavo l'ultimo carattere perché in quel caso, se finivo che avevo una lunghezza inferiore, aggiungevo l'ultimo carattere. Altrimenti con lunghezza uguale a 0 c'è un errore, perché anche qui questo non avrei dovuto gestirlo in teoria, perché non dovrebbe esserci una riga che abbia questa caratteristica. Però quindi composta la stringa con le cifre, andavo qui e come dire, andavo a convertirla in intero e la sommavo al mio result che parte da 0 e che la somma. Quindi finito veniva fuori il risultato della mia operazione, che è questa cifra qui davanti, qui sopra, copia e incolla, l'ho messo nel sito e mi ha detto ok. Il problema è che dopo mi ha detto non hai finito questo giorno, c'è un altro pezzo che è un po' più complicato, ma non di poco, perché non sono complicatissimi in sé, non è, cioè andando avanti diventano un po' più complicati. Il problema è che dal primo al secondo, il secondo è molto più complicato e quindi... Cioè tu magari ti metti lì, lo fai, in 10 minuti fai il primo e dici vabbè oggi me la porto a casa, il secondo ti impegna magari delle ore. Perché quando lui ho messo il valore e mi ha dato la stellina, lui mi ha detto ok, la prima parte è fatta e c'hai una stellina, adesso c'è la seconda da fare. E dice il tuo calcolo non è proprio corretto, perché pare che alcune delle cifre sono scritte come lettera, io neanche me ne ero accorto, quindi cioè praticamente le righe che ci sono nel file, andando a vedere bene, c'è questo 2 1 9, cioè dobbiamo considerare come numeri non solo i numeri ma anche le sequenze di caratteri che rappresentano un numero. Quindi questa riga è come se ci fosse scritto 219, perché subdolissimo, per come io ho impostato il mio esercizio non è secondo me così facile trasformarlo, però ho iniziato a farmi delle seghe mentali su regular expression, su questa roba qui. Quindi qui ovviamente ti spiega sempre quello che succede per farti capire quali sono l'ipotetico file. Il file di input rimane lo stesso per quanto mi pare di capire, però volendo te lo fa riscaricare, quindi se cliccate qui vi fa scaricare anche il file di input da utilizzare, e quindi richiede di rifare la somma con questa complicazione. Io ho iniziato a pensarci, ma mi venivano sempre in mente delle cose talmente complicate da... Però ho quasi pensato, ma se io prima di elaborare le stringhe questa readline la passo a una funzione che mi fa un replace e va fangul. Cioè teoricamente, perché ho pensato, mi faccio un dizionario di funzioni che dato una regex ti trasforma, ti restituisce la cifra. Esatto, cioè nel senso che alcuni ho visto che hanno fatto un algoritmo molto mirato e questo li ha facilitati nell'integrarlo con la variante. Altri hanno creato dei dizionari, hanno fatto robe così. Io forse quello che dovrei fare è che, siccome l'ho fatto molto generico sulla questione di capisco bene le cifre, dovrei secondo me passare la stringa a una funzione che sostituisce con le cifre. Però sì, come dire, non è...
È che tra l'altro non sono sicuro, magari che in Delphi ci sia già qualcosa del genere. No, no, non mi sembra. Però, e anche lì mi veniva sempre da dire, ma fare un if, uno switch o qualcosa del genere non è proprio il massimo dal punto di vista della programmazione. Però a un certo punto io gli devo mettere un valore, cioè quello mi viene richiesto, cioè alla fine se fosse un cliente che mi dice voglio sapere il mio fatturato, questo è tracciato, e lui vuole sapere il fatturato, chi se ne frega di quanto è, come dire, di quanto è manutenibile, di quanto è boh, una cosa del genere, ok? Quindi non lo so di come, cioè alla fine sì, è un array di 10 stringhe, quindi non mi vado a fare dei problemi anche se dovessi fare uno switch, cioè è talmente banale che forse non vale la pena farsi dei problemi. Mi bevo la tisana dimagrante, quella del ma sa di fieno, sembra di bere una balla di fieno. Quindi, come dire, perché farsi questi problemi? E la risposta è proprio non me li voglio fare, quindi mo vado a togliere tutta sta roba. Adesso me lo rifaccio, perché allora facciamo così, bel copia incollino 02, tira via tutta sta roba qui, ok, e quindi vado qui, mi vado a ricaricare il mio progettino, ok, parameters. Vabbè, qui la cartella è la stessa, via, li lasciamo, il mio file di input. Qui ho messo nei parametri il percorso del file di input, così si può usare da qui. Quindi process file, io ho la mia riga di testo, qui la leggo, ok. Mi faccio una bella class function process, no, parse row, parse numbers, chiamiamola text di tipo string. Ah, ops, c'hai ragione. Ma anche il tipo di, anzi, char, no, string va bene, ok. Quindi qui potremmo buttarla giù. Io non mi ricordo come si fa l'ultima divisione. L'ultima tisana, cioè il mod, cioè, l'automod che ha moderato il camomille, liquirizia, sedimento, scaduta a terra, pesata. Io l'ultima cosa che ho sentito sono i tic tac alla menta, allora, sono tutti verdi e quando ne ho mangiato uno sembrava di mangiare un dentifricio, una roba di camomille, finocchio, camomille, liquirizia, è veramente balsamico, tra, perché sia il finocchio e lo zenzero hanno quella cosa che sembrano un po', come dire, ti fanno il fresco in bocca, una cosa così. Non ho capito se il mod la è la parola che ha insospettito il bot, finocchio, però non so come si fa a consentirla. Camomilla sicuramente, però l'ha già messa, no? Dovrebbe ah sì, perché forse anche pestata, sarà l'unione di questa, di queste parole. Twitch è veramente, no, in realtà è utile perché, come dire, in certi casi, in certi canali si usano anche delle, però a volte è veramente troppo stringente, come, cioè gli manca, come tutte le macchine, gli manca il contesto, quindi ci vorrebbe un po' di intelligenza artificiale anche nel mod per essere un pochino più, quindi qua mi pare di capire che la mia logica vada benissimo,
L'unica cosa che dovrei fare è passare quei diavolo di... Non ho capito se c'è anche lo zero, però. Fammi vedere. Lo zero non c'è tra questi valori, quindi... È anche vero che non è che mi importi più di tanto, perché... Quindi io potrei fare un bel replace di tutte le parole con i relativi numeri. Adesso mi ricordo come si dichiara un array di costanti in Delphi, perché array of const string Delphi, perché so che c'è la possibilità, però tutte le volte mi... in x7, ok. Anche perché con l'indice in realtà potrei determinarlo già. Dynamic array, no, preferisco... Perfetto, questa sintassi direi che è la mia. Ok, qui andiamo da... con l'indice andiamo da 0 a 9. Questi spazi che hanno messo off string, quindi ci metterò 0, poi c'è chi c'è 1, ad esempio io se fossi stato, come dire, un po'... perché si arrabbia? Che vuoi? Ah, ok, sì, devo fare 10 elementi, scusa. Sta arrabbiando perché non ho messo 10, gli ho detto da 0 a 9 10 elementi, non ho messo 10 elementi nella... calma, arrivo, Cocco, aspetta un attimino, perché il compilatore for, spero che il for non sia all'inglese o all'americana, ma sia scritto così, sì, grazie, ok, era giusto per... allora, qui non ci sto, vado a capo, mettiamo 5, 6, sembra la ginnastica, 7, 8, e alla fine 9. Ti è così che sei bellino. Quindi io in realtà non scandisco la stringa, ma vado a scandire. Me ne sono dimenticato. No, non me ne sono dimenticato nessuno, perché altrimenti mi direbbe qualcosa. Ok, così ci sta. Anche questo non è il massimo dell'efficienza, ma se ne frega, quindi. Ok, quindi io ricevo text, quindi my array mi fa un po' schifo, chiamiamolo tokens, number tokens, ok, quindi for in, che brutto posto per quel tooltip, var l number in number tokens, quel tooltip mi dà da fare perché non si può togliere, come forse gliel'ho aggiunto io, ecco forse cos'è che ho aggiunto che non volevo aggiungere, code insight, che c'era una cosa con scritto tooltip che non mi ricordo che diavolo era, e forse ho capito cos'era, tooltip help insight. Forse è questo che era spento. No, non è lui. Che diavolo è? Come si toglie quel robo lì che mi dà? Tooltip expression evaluate, tooltip symbol insight. È lui. No, mi è rimasto l'unico che non volevo, vabbè. Andrò a cercare che cos'è. Cerchiamo tutti i tooltip. Navigation toolbar, component toolbar, tooltip symbol insight, help insight. Siamo già qui.
Ah, forse è questo che era spento, perché so che quando l'ho reinstallato da zero, ok, era lui che era spento. E lo lascio spento perché tanto non mi serve sapere i parametri del template, tanto sono impliciti. Chiamiamolo token. Allora, quindi per ogni token, anche qui se io fossi ligio andrei a vedere maiuscole e minuscole, ma da quel che mi pare di capire è che qui di maiuscole non ce ne sono. C'è anche una riga vuota, quindi dovrei stare attento, però ok, forse quella però l'ho già esclusa. No, non l'ho esclusa. Ci metto anche quel controllo if length di line text minore uguale 0 o uguale a 0, passo alla riga 2, yeah, così siamo sicuri che non qui ti aggiungo anche un trim, così ok, togliamo anche eventuali spazi. Altrimenti potrei usare l'helper. Non mi ricordo se c'è sia qui is null or empty. No, questo va invocato così, ok, col tipo di dato line text, ok, così siamo un po' più, si legge un po' meglio. Ok, quindi qui dobbiamo fare un text due punti uguale text.replace. Usiamo i nuovi helper delle stringhe di Delphi, quindi non le versioni string rep, perché ci sono delle versioni string replace copy, usiamo queste più nuove che sono, che alla fine è poi la stessa cosa, se andiamo a vedere come sono fatte, vedete che system string replace, però usate come helper se sono è un po' più leggibile, diciamo. Quindi rimpiazzo l'all value e il mio l token. Poi dovrei usare l'indice. Ah no, ok, allora facciamo in altro modo. For var l index che va da low che è 0 di number tokens to id number tokens. Ok, così abbiamo anche l'indice. Sostituisci. Replace token con new char è questo toString. Replace flex, replace all, sì, e anche ignore case, yeah, così abbiamo fatto tutto. Non gli piace, però perché non gli piace? Scusa, ah sì, no, giusto, ferma tutto, ferma il treno. Number tokens di l index è il nostro token, left signed, ah sorry giusto, scusa, è text. Abbiamo preso il parametro che però è di sola lettura perché l'ho passato come puntatore, quindi partiamo da questo e poi facciamo le sostituzioni e alla fine abbiamo il nostro valore. Quindi result, allora facciamo così, number var l token di tipo l number tokens l number, così
possiamo anche debuggarlo forse un po' meglio. Number to string, ok. Mi faccio troppe seghe mentali. Comunque, se non è vuota, ok. Qui io direi di fare così: line text è uguale a parse numbers di line text. Ok. Quindi stesso file, stessa casa, stesso. Faccio un run. Perché mi viene lo stesso valore? Mi sembra molto simile al valore dell'altra volta. Aspetta che vorrei essere sicuro. Non è uguale al valore dell'altra volta. Fammi vedere. 5,4,9,40. No, è molto simile, anche se un po' diverso, però non dovrebbe essere molto diverso. Vediamo intanto se funziona, giusto per debug. For one book 4,4. Quindi se io eseguo questa roba qui, 4,1,4,4 sembra funzionare, quindi dovrebbe essere giusta, mi viene da dire. Quindi se è questo, direi che questo lo dovremmo aver portato a casa. Adesso provo a inserirlo. Submit. La risposta è troppo bassa. Ah. Quindi c'è sicuramente un buco. Aspetta che non vorrei aver tralasciato anche qualcosa. Magari ho sbagliato un numero. Aspetta che ne andiamo a ricontrollare, perché qui mi puzza. Allora, 0, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non è che c'è anche un tenno o qualcosa del genere. 1, ce ne abbiamo. 2, 3, 4, 5. 6. Questo è strano, proprio, perché se funzionava prima dovrebbe funzionare anche ora, in teoria. Cosa ci può essere di sbagliato? Vediamo. Guardiamone qualcuna a campione. Guarda, farò number to string. Esatto, infatti volevo fare proprio quello, che poi mi faccio un copia e incolla e mi guardo che cosa è sbagliato. Tanto siamo in un'applicazione console, quindi guarda, line text. Aspetta che c'è ancora l'applicazione che gira. Run since debugging. C'è un sacco di righe. Vabbè, arriviamo fin qua, dai, che... nuovo file di testo. Allora, 4,1,8G1, 4,9,
JFPD bla 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 bla, qui non ce ne dovrebbero più essere. 7 8 7 8 6, e qui dovrebbe prendere 6 6 7 7 7 1 3 8 6 6. No, sembra che funzioni correttamente. Qui c'è il trabocchetto da qualche parte. Dovrò mica controllare tutte mille una per una. Lì c'è qualcosa che tocca. Fammi vedere se c'è qui in mezzo, in questo file di input, qualche lettera maiuscola, a parte che dovremmo averla esclusa in realtà, però dunque come si fa così? No, alphanumeric, scusa, trovami tutte le lettere in questa classe. Devo abilitare il ignore case, no? Vediamo se mi dà. Allora, maiuscole non ce ne sono. Qui mi sta fregando in qualche modo. Allora. Aspetta un attimo, Ups, salve. Questo è il valore che ho postato prima, penso di sì. Che quello che non era, che è basso, ok. One, two, three, four, five, and also count as valid digits. Interessante. Per partecipare devi necessariamente eseguire anche il sorgente? No, è sufficiente che inserisci... Scusa, mi era passato il commento. No, basta che metti la somma, però calcolarla a mano ovviamente. Cioè qui, a meno che tu non partecipi alla cosa come contest, non hai bisogno di fare nulla. Allora, fammi vedere se c'è qualcosa di 8, 2 e 3, diventa ovviamente 8 e 3. ABC, 1, 2, 3, XYZ, diventa ovviamente 1 e 3. X... Guardate questa riga qua, maledetto, c'è il 2 e c'è anche 1, quindi bisogna beccare quello che arriva prima. Cioè, se io vado da sinistra e becco questo, ovviamente questo rimarrà cioè, per come io lo sto facendo, one arriva prima, perché è il primo che controllo, mentre io devo andare in ordine, nell'ordine in cui le trovo. Ah, questo mi frega un sacco. Cioè, nel senso, c'è da fare qualcosa in più legato al fatto che devo andare in ordine
In realtà sulla replace io ho la possibilità di... Intanto non posso andare in ordine, ok, quello ci sta. Però potrei spostarmi... Quindi prima, la prima cosa che devo fare era scandire la stringa e cercare se da quella posizione in poi, da quel carattere in poi, esiste un qualche... Ok, non vorrei stravolgere il mio codice, potrei farlo valutando la stringa pezzettino per pezzettino. Cioè partendo sempre da, non partendo dall'inizio e vedendo nel suo insieme, ma andando avanti e facendo questo tipo di scansione. Così la scansione diventa più complicata effettivamente. Avete queste qua le cose carine, perché mi è successa la stessa cosa con la prima parte dell'esercizio, dove c'era la cosa particolare, io non l'avevo notata nell'input, anche qui non ci ho fatto caso, mettendo però il valore sbagliato, se ti dice non va bene vuol dire che qualcosa, infatti ti propone anche un thread su Reddit dove se proprio non riesci a capire cos'è qualcuno dà una mano, giustamente, perché... Cioè l'obiettivo è proprio, come dire, lambiccarsi un pochino, ecco, su queste cose. Quindi questa era troppo easy, infatti mi ricordavo che era più complicata, ma non mi sembrava di aver visto questa cosa qui. Dovrei fare una cosa di questo tipo, ovvero quindi prendere la stringa, partire dall'inizio e vedere se la stringa parziale inizia con un certo tipo di... cioè trovare la pose. Nell'ultima riga c'è 16, ignorando teen, sì. Non lo so, aspetta, perché mi stai dicendo una cosa. 16, 7, 6, no, deve essere 6. Perché qui sopra dice appunto che alcune sono digits, quindi devi prendere la cifra singola. Quindi alcune cifre singole sono fatte con 1, 2, 3, sono scritte in lettere. Però non c'è quella, per fortuna. E quindi fai una scansione della riga, metti in array i numeri trovati, poi sostituisci come hai fatto nella posizione corretta. Ok, questa è una possibilità, cioè invece che rimpiazzare io vado in ordine. Io mi metto una cosa un po' diversa. Poi la cosa bella di questo approccio è che se, come dire, se uno dice seguo e faccio la mia soluzione, puoi fare il confronto e vedere le varie pensate nei vari linguaggi, come sono state fatte anche per una cosa così. Io mi trovo più comodo a scandire dall'inizio e vedere se la riga inizia con uno di questi token. E in questo modo riesco a... Ovvero, cosa faccio? Gli dico che parto dalla posizione 0 e poi... Gli dico che finché la posizione è inferiore alla lunghezza del mio testo, continuo ad andare avanti perché vorrei... Adesso vedo se la condizione è corretta o meno. Vedo un attimo, comunque ragiono. Io vorrei guardare l'inizio della stringa, prendere da quella parte in poi e vedere se inizia con uno dei miei token. Oppure fare un come dire, un copy, un pause, scusate, così, e dire però c'è il problema di al pause accetta, ma anche substring probabilmente accetta, fammi vedere. Metti questa, una matrice invece di un vettore dove ogni elemento è una lettera del numero e l'ultima è la cifra. E così non l'ho quasi capita. Cioè,
Cioè, ho capito le... Penso di non aver capito, ma mi sembra molto complicato. Cioè, uno poi può farla come vuole, secondo me, però non riuscirei a... perché poi bisogna capire qual è la più... anche quale sarebbe la più veloce, cioè poi ci sono varie... Lì sarebbe bello, come dire, una sfida, sarebbe bello farle collettivamente, quindi... No, io vorrei fare una cosa del tipo... faccio un substring e parto dalla mia posizione che è 0 e gli dico se contiene o meno e poi faccio un ciclo che potrebbe essere uguale a questo. È casino, è qua una bel casino. Token, ok, questa cosa qui. If text substring, partendo da qui per la lunghezza però così rischio di andare fuori, rischio di andare fuori dal seminato, quindi substring aspetta aspetta che ci devo pensare, mi ha fatto tornare in mente il bubble sort. Number tokens, allora diciamo così che se una cosa che voglio fare è scandire dall'inizio, non vorrei fare troppe copie di stringhe, quindi qui vorrei dirgli che io prendo, diciamo, vado fino in fondo alla stringa, però parto dall'inizio, quindi 0 che è il primo carattere, e valido tutti i token, quindi se ne trovo uno dovrò, come dire, uscire e passare oltre. Trovato il token, allora vorrei vedere se la stringa inizia con questo token, cioè non tutta la stringa però, ma allora facciamo così. If result punto inizia con, anzi facciamo index of partendo però value char, value string, ok, questo è il token, quindi voglio cercare il token partendo dalla posizione, ok, e trovamene uno minore o minore di 0 continue, però lo voglio trovare esattamente all'inizio, quindi allora facciamo diverso da 1, allora continue. In caso contrario, se è uguale a 0 vuol dire che l'ho trovato e sono all'inizio della stringa, quindi qui potrei tranquillamente dirgli se l'ho trovato vuol dire che come lunghezza ci siamo, quindi la cosa che potrei dirgli è dire facciamo result diventa result.remove um,
No, non deve essere 0 perché deve essere uguale a L pos, scusa. Che parte da 0 ma avanzerà. Quindi gli dico rimuovi, facciamo length, scusa. Allora, questo è token length, è la lunghezza del mio token. Ok, quindi qui faccio una remove partendo dalle pos di della lunghezza del token e poi faccio un insert in L pos del carattere, del value, il value è L token, che adesso poi lo chiamo diverso, e poi incremento L pos. Questa cosa, quindi usi delle stringhe intermedie, quello mi risulta un po' impossibile da evitare, perché sì, ogni volta che faccio questo result punto uguale a result, ovviamente creiamo delle stringhe. Quindi allora adesso mi faccio un, se passo una stringa vuota qui usciamo, quindi il result non viene toccato. Se passo una stringa, io cosa faccio? Finché le pose rimane indietro, aspetta, qui però dovrei fare anche break per interrompere il ciclo, for, non il while. Aspetta, però se non trovo il token non vado avanti, quindi allora, questo va messo fuori. Allora, faccio un attimo del riaggiornamento. Quindi io parto con questo a 0, ok, e dico cerchiamoci tutti questi simpaticoni. Ok. Token text. Questo è il testo del token, questa è la lunghezza del testo, e gli dico che partendo dalla posizione corrente, se troviamo il token nella stringa 1, vuol dire cerchiamo 1, quindi ci fermiamo al primo. Se lo troviamo ma troviamo un valore minore di 0, vuol dire che non c'è, quindi non ci interessa e possiamo andare al successivo. Se lo troviamo, lo troviamo più avanti rispetto a L pos, che è la posizione corrente che parte da 0, allora passiamo al token successivo. Quindi, a quale giorno sei? Ciao, benvenuto LOL Random Bot che non so se è un random bot veramente oppure molto indietro, sto facendo ancora il primo, quindi non ho molto tempo purtroppo di dedicarmi a questa cosa, ma volevo farne qualcuno giusto per esitazione. Comunque benvenuto, benvenuta, anche se i bot non so se hanno un genere associato. E quindi se invece lo troviamo esattamente nella posizione, allora vuol dire che siamo col nostro puntatore, questo è le pose, sul punto giusto. Quindi potremmo fare, in realtà potrei mettere tutti in uno string builder che lavora con un buffer, forse più veloce, come, però togliamo dalle pose la lunghezza del token che abbiamo trovato e mettiamo nella stessa posizione non il token text, scusa, il L number to string, che è praticamente lungo 1, e fine del, no, se c'è quel token. Ah, ci sta, quest'anno sono un po' più complicati dell'anno scorso. L'anno scorso li ho visti ma non me li ricordo, e quindi non me li ricordo più, per cui un po' di genere neutri sono lui. Sì, è una battuta senza nessuna.
Quindi rifacciamo tutti i token, quindi in questo caso l'abbiamo trovato, sostituiamo, andiamo alla posizione successiva, quindi facciamo un più 1, che ci sta, perché se noi siamo fermi a 0, troviamo qualcosa lungo 3, passiamo alla posizione 1, perché la 0 l'abbiamo già fatta, e quindi se noi invece non troviamo nessun token, lui cercherà, alla fine non ne trova neanche uno, comunque va avanti. Quindi alla fine dovremmo arrivare alla fine della stringa che siamo più o meno, abbiamo la stringa modificata, qualcosa del genere. Boh. Così nella mia testa non volevo cambiare tutto il codice, mi sembrava... Comunque facciamo presto, vediamo se crasha di brutto. Vediamo che errori madornali escono fuori, poi dopo ci metto il debug, c'è ancora il programma attivo, con la risposta sbagliata per la verità. Lanciami allora la regex, non ci serve più, che abbiamo capito qual era la particolarità. Fermati qui un attimo, allora questa che cos'è? 4-1, ok, quella lì, faccio un F8 in fiducia, non ha fatto un cazzo, non ha fatto, aspetta che qui mi manca un'assegnazione. Qui ho fatto una cappella, allora vediamo. Allora, result diventa questo. Finché pose è minore di questo, noi entriamo. Si becca il primo token che è 0. C'è la lunghezza, ok. Che potremmo anche determinare dopo. Se continue, quindi va a vedere 1. 1 c'è. Però è più avanti, giusto? Quindi per il momento non dovrebbe far nulla, perché non è all'inizio, quindi forse diventerebbe un po' lenta, in senso assoluto questa... Ok, dovremmo aspettarci qualcosa sul 4. Ups. Allora ho sbagliato qualcosa. Ah, perché le pose è sempre 0. No, però dovrebbe darla. Index off... 4 4 4, scusa, ma questo cosa viene? Debug, evaluate, come meno 1? Ho sbagliato a mettere giù i parametri. Value start index forse non è il count delle occorrenze quella, forse è un altro, è un count diverso, mi sa che ci sono, una volta istituite le scritte con i valori la length cambia, è vero, c'è anche quel problema lì, le ho fatte tutte fino ad oggi. Voi siete più devastatori di codice, voi siete più bravi o ci avete più tempo libero, quindi mi viene da dire, però sì, c'è anche il tuo problema, Fubit, c'hai ragione, c'hai perfettamente. Però scusa, no, va bene, la length cambia, però rischierei effettivamente di saltare dopo. Esatto, Fubit, tu puoi farlo in basic col Commodore 64. No, ci rovini il Natale, dai, com'è. No, secondo me ho sbagliato il parametro di questa index off, perché quel count, secondo me è un count di caratteri e non di ma porca miseria, voglio quello. Start index count, result più value length è maggiore, allora meno 1 a che non esca dal... Sì, no, è una lunghezza, non è quello che dicevo io. Ok, quindi... Esatto, puoi farlo anche in Pascal, cioè hai fatto un gioco molto più difficile, quindi... Tra parentesi è fattibilissimo, in effetti. Tolgo questo parametro. E poi in effetti c'era... Però vabbè, la length cambia, però se dovessimo uscire... A un certo punto, diciamo che con questo while in testa, io non mi aspetto che ci siano dei problemi.
perché finché la posizione va avanti di uno e non, cioè mi sta bene, se fosse un ciclo for sarebbe più problematico, invece così dovrebbe farcela. Ok, ci riprovo. Ok, quindi lui dice andiamo avanti, one, poi qui c'è two, three, four. Ok, adesso ce l'ha fatta, vediamo che non si incazzi. Adesso ha messo il four e break, perché comunque un token l'abbiamo trovato e lì l'abbiamo fatto. Adesso partiamo praticamente da 1, quindi riguardiamo i token, probabilmente non è la soluzione più ottimizzata. 0 potremmo anche toglierlo, token length è lungo 4 perché è 4, quindi lui sta partendo da 1 su 1. Ok, quindi questo non c'è, no, è 1 giusto, quindi ha trovato 1 e mette l'1, incrementa e non trova nulla, quindi stavolta dovrebbe esaurire il ciclo for senza trovare niente. Siamo al 6, 7, 8, mi sono scordato che qua di fianco ci sono le variabili locali e quindi si vede già in automatico, quindi non avrei bisogno. Se dovete a una, sì, abbiamo visto, l'ho visto perché ci sono incappato, nel senso che ho sbagliato il conteggio e dopo ho detto ma perché. Ci sono diversi casi, c'è quello, ma ce ne sono altri. I bastardi l'hanno messo apposta. Ok, quindi siamo a 9, fine, e quindi a questo punto passerà alla posizione 3, che è sempre inferiore, e qui diciamo che dovrebbe arrivare in fondo. Quindi se io faccio un run until return 4-1 me lo dovrei trovare. Io adesso, sperando che non scoppi tutto, lo lascio andare fino in fondo, vediamo se scoppia qualcosa. È appena un po' più alto, vediamo se è quello giusto. Io personalmente ho sostituito 1 con 101, così genera una cosa neutra. Ah, anche questa è una cosa interessante, cioè sostituirlo con però, ah, ma il problema è la precedenza, cioè più che, perché dopo non vorrei metterci un 1 di troppo. Ma alla fine non si è complicata più di tanto, nel senso che adesso qui si potrebbe anche probabilmente fattorizzare, magari usando al posto di result, cioè facendo un po' di, probabilmente diventa molto più, cioè il fatto che faccia tanti cicli for diventa, ci si alambicca, no? Infatti ci sono talmente tanti modi di risolverlo che è la cosa carina di questo. Però non ho detto che poi sia giusto, adesso vado a fare copia e incolla, quindi questo è il valore, vediamo se stavolta è quello giusto. È più alto, ma aveva detto che era più basso, quindi no, è ancora basso. Allora ci manca qualcos'altro che non ho considerato e non so che cos'è. Porca miseria, quest'anno sono veramente, la precedenza è uguale, basta contare i numeri. Infatti probabilmente me la sto complicando troppo. Allora, ripristino un attimo, allora se questo è ancora basso, forse c'è una sostituzione che manca. Vediamo, facciamogli fare un attimo un, anzi faccio così, il debug dei poveri. Se hai un carattere in comune ti perdi il secondo, ma non è giusta questa cosa, scusa, quando l'ho sostituita. Ho capito quello che vuoi dire, cioè tu mi vuoi dire che qui, dove era,
1/8, cioè qui non è che io sostituendo 1 questo lo posso ignorare, questo ci sta, ci devono stare tutte e due. Ah, allora sono io che non ho capito. Però scusa, con i replace che facevo prima non era... No, è sicuramente così perché il risultato non è quello giusto, quindi... No, allora questa cosa... Però scusa... allora bisogna contarli tutti. Non c'è altro modo effettivamente, cioè non... bisogna effettivamente scandirli tutti, ordinarli per posizione, prendere... cioè non posso lavorare di replace, devo andare per forza a scandire tutti i token che trovo con la loro posizione. Pensavo che il trabocchetto, perché qui lui fa il caso, come dire, del... se l'avesse messo in fondo allora avrei capito, perché dopo c'è 2, 3, 4, quindi lui dice tu fai 1 e 4, se invece avesse messo, gli avesse messo in modo diverso. Molto interessante, riga 4. Vedi, riga 4, ciu, è vero, ciu 1, 3, 4, c'era lo stesso problema, no aspetta, riga 4 e ciu 4, sì qui l'avrei, infatti anche questa mi fuorviava perché ho detto ok, quando sono attaccati devo prendere questo, però non avevo considerato il carattere in comune. È una vera merda così. Vabbè, a questo punto me ne devo fottere del testo e devo semplicemente contarli e basta, cioè fare il conteggio appunto e basta, cioè vado proprio per token e quindi quello che mi trova mi faccio una lista di record con position e tutto quanto, e quando li trovo me li non c'è altro modo, cioè questo mi fa pensare appunto che devo leggere molto, cioè mi dovrei fare, che ne so, adesso la sbatto lì, ma T-Digit, che forse c'è già nel sistema di, no, non abbiamo un T-Digit in Delphi, spero, no, ok, che poi il fatto che non sia nella guida non va bene. Dovrei salvarmi una cosa tipo number e poi la position, qualcosa del genere, e alla fine andarli a rilevare tutti. Oppure, come dire, ricombinare. Sto pensando se c'è un modo furbo nel fare un replace, magari lasciando il carattere dopo. Però il carattere dopo dipende dal... la precedenza è uguale, basta contare i numeri. Sì, cioè anche la soluzione division, lavorando sulla stringa non sarebbe male, perché così si potrebbe... Ah, però c'è da fare, qui c'è da aggiungere una serie di token e punto e basta, quindi o metterli, come dire, separati, oppure vediamo a questo punto mettere anche le varie cifre, cioè devo proprio contarli. Questa roba mi sembra un po' uno spreco, però è anche vero che siccome l'usa una tantum,
Mi dicono, ma non sai scrivere senza guardare lo schermo? Sì, il problema è che scrivo sbagliato, però scrivo non guardando lo schermo. E fare un qualcosa del genere, solo che poi va, viene meno il... No, infatti non è così il... Dove fare una funzioncina. Dovresti trovare il codice, trovo la parola nel testo, non mi ricordo il nome dell'algoritmo. Ah vabbè, adesso non voglio andare a scomodare. Qui potrei fare però qualcosa del tipo... Qui ho fatto tutto statico e quindi... Un qualcosa che mi inizializzi magari tipo un... una coppia di token con i relativi valori, qualcosa del genere. Sto pensando, una funzioncina. Sto ragionando a voce alta in codice, quindi dovrei cercare nel testo continuamente queste cose qui e trovare un qualcosa che mi dà la posizione di quel... mi dà il valore e la posizione, una cosa del genere, cioè un... un qualcosa del tipo che ne so, fammi pensare, functions, posso usare dizionario, dictionary, data, un cosa entra una stringa o una regular expression e io devo restituire il valore. La regular expression si potrebbe fare. La regular expression si potrebbe fare, potrei dire dove compare per ogni token, il dare un valore a ogni token. Sa che me la sto complicando troppo, come... beh, qui non li posso mettere così brutali perché altrimenti mi scombina. Cazzo, questa cosa delle parti in comune mi ha sconvolto perché ero dato dritto per dritto, se no la prendevo già in considerazione. Però vuol dire che bisogna leggere veramente bene ogni volta che confrontare la posizione corrente, però il discorso è che non lo posso fare perché ho già rimpiazzato la stringa, è quello il discorso. Quindi, cioè, poi questa roba va bene in realtà, così come l'ho fatta, dovrei solo salvarmi il numero e la posizione. Facciamo una cosa d'altro tipo, facciamo che questo mi tira fuori un array di digit. Io non faccio rimpiazzi, semplicemente vado avanti sempre di 1. Ok, che non vorrei riscrivere tutto. Ovvero, cosa faccio? Allora, qui faccio un var text e text, qui però ho sbagliato, dovevo metterci result, ho fatto un errore abbastanza, invece di pensare metti, esatto, volevo fare una cosa di quel tipo. Il replace non mi serve una mazza. Ok, quindi cioè, se non lo trovo continuo, altrimenti invece che fare questa roba qui, io ho trovato il token, ok, quindi a questo punto potrei dire, diciamo, la cosa forse non corretta è che io rimpiazzo il testo, poi dopo c'è tutta una parte che a cavolo, però dovrei in qualche modo
considerare, come dire, fare perché dopo c'è un pezzo che mi guarda i caratteri, quindi la il rimpiazzo in realtà dovrei farlo in un certo senso. Dovrei fare così, forse dovrei trovarmi la posizione oppure costruire la stringa da vuota. Esatto, mettere i risultati in una stringa temporanea, ovvero invece che partire così, scandire la stringa dall'inizio alla fine e mettere, quindi invece che usare questo, fare una cosa del tipo mettiamo lo string builder create, alla fine lo andiamo a distruggere. Partiamo dall'inizio e andiamo fino in fondo, non rimpiazziamo e non alteriamo il testo e così rimane uguale. E poi gli chiedo se quindi qui posso usare il parametro di input che tanto non cambia e qui anche continue. In realtà dovrei fare così. Però se io riscrivessi il token con il numero all'inizio andrei a sbarrellare qualcosa? No, perché se ce n'è uno dopo, cioè a questo punto punto all'obiettivo, quindi continuo. Avrei potuto fare così come ha fatto Vision, cioè mette il numero e la stringa, la stessa stringa nello stesso posto. È che non è male forse questa cosa, però aspetta, tanto poi non è un problema questa cosa per come la voglio fare, quindi ciclo sui token, ok. Index of L pose continue. Cosa vado a mettere? Cosa mettere? Forse l'idea di Vision non era male. Aspetta, prima di fare la mia, secondo me quella di Vision non era del tutto sbagliata. Perché? Per come l'ho fatta io, secondo me la soluzione effettivamente più facilmente integrabile. Perché? Perché io vado a fare un replace, tolto un po' troppo codice, allora rimetto quello che c'era, ok. Allora, questo non mi serve, allora facciamo così, finché abbiamo le text la rimetto un attimo com'era e faccio la prova di Vision, che secondo me è giusta, ovvero salvo il valore, ok, vado qui, questo non serve più, vado direttamente in result copio il valore della stringa di input, ok. Che vuoi? Ah sì, c'è da sincronizzare i prototype. Dopodiché continue, altrimenti faccio result, faccio remove del token e inserisco number to string più token, così però non finisco più. Ah no, finisco perché vado avanti di 1, quindi no, devo mettere, o metto prima la cifra, il token e poi la cifra. No, perché torno al punto di punto a capo. No, va bene. Il token e poi la cifra devo mettere.
se ho capito bene il suggerimento di in questo modo il token non me lo rileggo. Eh no, perché poi ho mangiato quello dopo, devo mettere il numero e il token. In modo che il numero venga fuori e poi aggiungo il token. Però se poi rileggo il numero così non finisco mai, quindi direi che devo saltare almeno questa cifra e andare quantomeno al carattere dopo. Questa cosa non può funzionare. Sarei curioso di lanciarlo e vedere che diavolo succede, ma secondo me non può funzionare. Comunque vediamo. Proviamo con la prima riga, se non va questa direi che siamo spacciati. 4, 4, 1, 1. Vabbè, questa però non è un po'. Forse non ho capito, ma da riga cosa serve? Effettivamente sono i numeri? Sì. Cioè, la logica che io ho scritto inizialmente contava solo i numeri. I numeri sono anche in lettere, ma sono anche sovrapponibili. E diciamo che se ce n'è uno devo raddoppiarlo, se ce n'è più di uno devo prendere il primo e l'ultimo, se ce ne sono due, però alcune lettere sono... Però facendo così secondo me potrebbe aver risolto, perché inizialmente era 4-1, adesso è diventato 4-4 e 1-1, quindi praticamente ho inserito al posto del token il numero corrispondente più il token di prima. Tanto la logica che c'è dopo guarda solo i numeri, quindi se ne fotte. Se questo mi consente, ripetendo il token, di agganciarsi a quello che c'è dopo e di fare i numeri, che mi pare sia quello che diceva poi Vision in questo caso, cioè fatto così praticamente lo inganno, cioè rimettendogli il token e andando avanti per non riprendere lo stesso token, perché altrimenti mi rileggo sempre lo stesso e faccio una stringa, vado in un ciclo infinito e non è detto che io sia riuscito a escluderlo. Adesso guardo se riesco. 8TG1 diventa 8TG1, ok. Adesso siamo in... Questa è inutilmente lunga, diventa così. Questa è 7878. Questa non dovrebbe avere problemi perché diventa 78778, tanto conta solo il numero. Poi ci abbiamo il più e vedere le righe problematiche, ovvero quelle 777, ok, diventa così. Questa era 38, forse era questa quella problematica, che c'era 1 3, no, qui c'è 38, questa va bene perché il 3 finisce lì e quindi questa è ok. Estrae solo i numeri, metti in un array e usa l'array finale. Sì, no, non è che quella, cioè la soluzione corretta, cioè quella che andrei a scrivere alla fine. Il problema era che essendo partito in questo modo volevo creare un qualcosa che non perché l'obiettivo poi dell'esercizio è fare la parte 2 integrandola alla parte 1. È chiaro che se io riscrivo tutto perché sono cambiate le condizioni, è facile, ma è anche... Questa non sembra avere problemi particolari perché non ha la sovrapposizione. 9-3-6, anche questa è tranquilla. 8-4-G-5-1, anche questa è tranquilla. Qual è quella che può avere delle problematiche? 5-9-6-3-4-2-7-9, queste sono tutte a posto. Bisognerebbe vedere, adesso lo lascio andare, vedo cosa esce, poi lo testo, quindi dai, via, scoppia magari.
secondo me è la stessa cifra di prima, quindi secondo me ho sbagliato qualcosa. Non è uguale a quella di prima, non mi ricordo. Comunque facciamo presto, faccio summit e mi dirà che non va bene. No, è quella corretta. Che parto, ragazzi. Dico, sono arrugginito, porca miseria. Oh, ce l'abbiamo fatta. Perché il giochino che è... Quindi, grazie Vision dello spunto, te ce l'avrei mai fatta. Ah, perché diciamo sì, cioè il concetto chiaramente, per rispondere a Muzio, se avessi rivisto tutto e semplicemente dico metto dentro tutti i token e vado a, come dire, a vedere tutte le posizioni e poi dopo gli do i numeri, cioè riscrivo tutto, avrei riottimizzato tutto. Questo ci sta. Ciao Sergio, seguivi dietro le quinte, cioè allora ci starebbe, però dovevo riscrivere tutto e il fatto che mi dava fastidio di scrivere una parte che era testata. E praticamente adesso non c'è più il testo, però modificato così, se forse era qua sotto un pezzettino che faceva, l'avevo visto prima un qualcosa di scritto, forse si riesce anche a vedere il... Vabbè, prendo questo come esempio perché alla fine ci sta. Dov'è? Perso l'editor qui. Cioè lui, siccome era fatto così, quando ti fa il 9 ti ciulli. Quindi io praticamente gli ho detto: ok, cerchiamo i vari token, tipo c'è una roba fatta così, cerchiamo i token. Stasera lo faccio in TSQ. Auguri, quello. Magari ci sono degli scamotage dove viene anche più facile, perché sono linguaggi dinamici, in certi casi secondo me era molto più comodo con tutti i vari tool, le varie funzionalità. Nine. Quindi io cosa ho fatto? Gli ho detto cerchiamo da qui un token, non c'è, lui va avanti sempre di uno, a un certo punto ne trova uno e quindi lui dice questa è la stringa originale, se ne fa una copia, toglie questo e lo sostituisce col valore, con l'indice che è questo, più il token. Quindi alla fine diventa così. E poi fa un salto di 1, quindi andrebbe a elaborare questo. Però poi c'è l'altro ink che gli dice parti da qua, perché altrimenti lui cosa fa? Vede questo e fa, andrebbe a fare una roba del genere, andrebbe a mettere una sfilza di 9 e non uscirebbe più, andrebbe in ciclo infinito. Cioè alla fine fa sempre un più 1, però gliele faccio fare un in più in modo che lui salti il digit che ha messo e l'incremento lo faccia andare quantomeno alla riga dopo. Quindi lui dice questo non è un token, questo non è un token. L'unico difetto sarebbe se ci fosse una parte in comune con più di una lettera, però in quel caso la risolveremmo, quindi chi se ne frega, andrebbe bene. Quindi a un certo punto l'eight non glielo vado a togliere, ma lo trova e quindi diventa così la stringa. Se lo andiamo a vedere, secondo me diventa in questo modo. Trova 8, quindi scriverà nin, poi quando trova 8 mette 8 più il token. In questo modo se finisce con qualcosa che è usato da una cifra che viene dopo, perché tanto se rimane, cioè se lo sostituisco la stringa si allunga, ma lui, la parte restante dell'algoritmo gli interessano solo le, come dire, le cifre, quindi ha una riga più lunga da parsare, sicuramente non sarebbe ottimale dal punto di vista, cioè non andrei a fare una cosa così in un programma definitivo, prima mi incazzerei col cliente perché non mi ha detto questa cosa e poi cioè, che mi cambia i requisiti e poi anche perché non ci ho messo di meno, sono diventato di gomma, ma vabbè. Dai, almeno l'importante è dare la risposta giusta, poi dopo è non barare, quindi you can share on Twitter, Mastodon, quindi un social abbandonato e un altro ancora da... Quindi posso passare un giorno o due, che bello. Non oso pensare al prossimo problema perché sto già male, quindi... Quindi vieni lanciato nell'atmosfera all'apice della tua traiettoria, poi se vieni fuori dalla matematica o della trigonometria o così non sono in grado di farla, quindi
l'apice della tua traiettoria, land in a fluffy pile, ok, atterri su delle foglie, è freddo ma non vedi neve, arrivano gli elfi a salutarti, ok, bla bla bla, andiamo al sodo dei requisiti. Si è arrivato a Snow Island, si scusano per la mancanza di neve. It'll be happy to explain the situation, it's a bit of a walk, you have some time. Non hanno molti visitatori, vuoi giocare un gioco nel frattempo? Sì, ma per caso la musica è alta, che io la sento un po' altina. Sono un po' esagerato, ma... Scusa, ma se ho letto bene, fai un remove e un insert, perché non fai direttamente un insert alla posizione iniziale? C'hai ragione. Ho tolto un token per mettere il numero più il token, bastava inserire il numero e... Quindi perché è bello fare queste cose in live, perché così puoi fare la figura dello scemo e... Hai sicuramente ragione e quindi... Sì. Vediamo la cifra, 54.208 sicuramente verrà uguale, perché ora che me lo fai notare bastava fare una insert. Tra l'altro la posizione è proprio la stessa, quindi effettivamente, cioè, basterebbe evitare questo remove e fare banalmente questo e probabilmente diventa uguale. Tu dici, molto probabilmente mi sembra lo stesso numero di prima, quindi direi che in effetti ci risparmiamo quantomeno una locazione di RAM. Vabbè, ma noi usiamo Delphi, andiamo veloci, quindi siamo, come dire, serve per queste cose anche il... Non sono più concentrato, ormai mi sono troppo lasciato prendere dalle... Ok, quindi qualche cubo che sono rossi, verdi, blu. Ogni volta che tu giochi questo gioco, nasconderà un numero di cubi. Non penso che ce la farò entro le 18 a finire questa cosa, perché già la vedo che si sta complicando, quindi... Ok, grazie Muzzi per il suggerimento. Il gioco quindi nasconderà un secret number of cubes of each color in the bag, e il tuo obiettivo è indovinare informazioni su questi cubi. Quindi sembra un po' Mastermind, forse una cosa del genere. Per ottenere informazioni, una volta che la bag è stata caricata con i cubi, l'elfo va nella valigia, tira fuori un po' di cubi random e te li mostra e li rimette nella bag. Questo lo farà per un po' di volte per gioco. Se giochi più volte e registri le informazioni, puzzle input, each game ha ogni gioco ha un suo ID seguito da un semicolon, cioè qui la parte più gravosa è fare il parsing del file, cioè ci vuole più tempo a leggerlo e a capirlo questo esercizio che a codificarlo probabilmente. Followed by a semicolon separate list of subsets of cubes that are revealed from the bag, come 3 rossi, 5 verdi, 4 blu. Questo è il record, gioco 1, gioco 2. Nel gioco, allora, 3 set of cubes revealed from the bag. Il primo set sono 3 blu, 4 rossi, ok, poi c'è un rosso, 2 verdi, 6 blu e 2 verdi. The elf would first like to know which games could have been possible if the bag contained only
Oh madonna, questo non sono in grado di risolverlo. Ah, ci vuole un ingegnere, io non sono un ingegnere, cioè non ci capisco una mazza. Cioè ho capito, lui mi dice... che se estrae tot cubi... Ok, cioè siccome ne tira fuori un tot... quelli che sono verdi non possono essere rossi e quindi alcuni giochi non sarebbero possibili perché... Ok, forse ho capito bene o male, però me lo devo rileggere perché è una roba imbarazzante, quindi... Index Apple Above... quali giochi sarebbero possibili se... The bag contiene solo 12 cubi rossi, 13 verdi e 14 blu. Nell'esempio sopra i giochi 1, 2, 5 sarebbero stati possibili. Il gioco 3 sarebbe stato impossibile. Perché a un certo punto... lui ti fa vedere, ok, ti fa vedere 20 rossi, quindi se ne è solo 12 non te ne può far vedere 20, ok. Però il problema è che in quel caso tu lo capisci solo per il fatto che lui te li sta mostrando contemporaneamente 20, però queste sono tutte estrazioni diverse, cioè quello che, se ho capito bene, lui mi sta dicendo che sono 20 rossi, però questi 4 rossi che lui estrae sono 4 rossi che potrebbero, tra questi 4 rossi potrebbero esserci in alcuni degli stessi dei 20. O forse no, o forse ho capito male io. Allora, l'elfo va nella, ti tira fuori un po' di, te li fa vedere e li rimette nella borsa, quindi lui ogni volta ti fa vedere un po' di, tira su un po' di cubi e te li fa vedere. Quindi se tu ne hai 12 rossi e te ne fa vedere 20, è chiaro che la probabilità con reinserimento, cazzo, qui il telefono è poi risolto. Sì, abbiamo risolto seguendo il suggerimento di Vision, cioè facendo in modo che praticamente, che ce l'ho ancora qui perché mi è rimasto, cioè quando troviamo un token tipo 9 io faccio un replace di questa parte, cioè vado a fare in realtà una insert perché alla fine dei conti così della cifra all'inizio e poi mi sposto avanti, cioè in realtà facevo un replace che non serviva una mazza perché non era proprio, vabbè, ci stava, toglievo magari un carattere ma non serviva una mazza, quindi diventava così. Ma cosa succede? Vado a inserire la cifra prima del token, quindi se trovo 9 metto 9 e poi gli lascio scrivere 9. No, in realtà come diventa? Sì, diventa così. Con 9 scrivo, metto il 9 e poi vado avanti di 1. Quando inizio a guardare da qui in poi il 9 non lo trovo più, però a un certo punto troverò 8 formato dalla E finale di 9 e ci vado a mettere qui un 8, salto qui, poi saltando una posizione vado da qui in poi, poi questo diventa 4 scritto così, 4 scritto così. Quindi alla fine mettendo davanti ogni token una cifra, il testo lo elaboro mettendo il token davanti, alla fine diventano numeri, siccome la parte seguente del codice che avevo scritto considera solo i caratteri con dei numeri, alla fine il giochino funziona perché al posto dei token vengono messi i numeri all'inizio. Avessi dovuto farlo da zero l'avrei scritto diverso, ma siccome non volevo buttare via la logica che lavorava sui numeri che trova dentro la stringa, è bastato, come dire, esatto. Poi lo do in pasto al vecchio algoritmo che carattere per carattere, quando trova una cifra, lavora e a quel punto
gli ho solo messo le cifre che lui non è in grado di interpretare, perché sono scritte in lettere, in modo che non mi mangio il token, non lo vado a riconsiderare, perché qui devo stare attento che se metto il 9 qui davanti e poi vado alla posizione successiva, cioè da 9 in poi, continuo a mettere dei 9 e continuo a mettere, cioè continuo a rielaborare lo stesso token, quindi facevo un salto in più, ho aggiunto un incremento in più in modo da andare oltre, e alla fine sì, alla fine ha dato il valore corretto, però qui ce n'è uno veramente. In realtà non è probabilità con reinserimento, perché non stiamo considerando quanto è probabile che, in realtà noi stiamo considerando cioè lui non ci chiede la probabilità, ci chiede se il gioco è possibile o non è possibile. Lui mi dice, "12 cubi rossi, 13 verdi, 14 blu, il gioco 1, 2, 5 sarebbero stati possibili. Perché l'1 è possibile? Perché lui dice, ne tiro fuori 3 rossi e 4, 3 blu e 4 red. Ok. Dopodiché lui dice, ne tiro fuori 2 verdi e 6 blu. Come fa a sapere che... Ciao Marco, sono io, stavo leggendo. Ciao Sergio, buon weekend, buon sabato, buon weekend. Cioè, però il discorso possibile non vuol dire che sia certo. Allora forse ha ragione Muzio, perché... diciamo che dove non è impossibile è possibile, quindi dobbiamo escludere quelli che sono impossibili in questo caso, quindi cioè qui, essendo che ne hai estratti 3 e poi ne hai estratti 6, noi dobbiamo considerare che possono essere tutti diversi, che siano 3 o anche uguali, però non c'è nulla che ci dica che lui non ne abbia presi, che dentro non ce ne siano 14 blu. Però... cazzo, questo mi mette in difficoltà dal punto di vista del... però per sapere che sono univoci dovrei vedere che gli altri non siano... no, io non so come si risolve questa, non so proprio minimamente. Finché si tratta di parsare, cioè se devo parsare questo file, ok, ma... se ci fosse scritto possibile non possibile, ok, quello è una cosa che dovrei fare, è andarmi a vedere la soluzione spiegata. Però allora lui dice, quali sono l'1, il 2 e il 5 sarebbero stati possibili, mentre ok, il gioco 4 mi si annoda il cervello, esatto. Non riesco a cercando di considerare tutti i fattori assieme. Allora, seguiamo la... dopo abbiamo anche l'input da vedere, perché quello è il guzzo, come si dice. Allora, lui dice però, allora, l'1 e 2 e 5 sarebbero stati possibili con quella configurazione. Il 3, quindi quelli possibili lo sono perché non sono impossibili, quindi dobbiamo, in realtà quello che ci interessa è questa parte, quindi lui dice, il gioco 4 è impossibile perché l'EFO c'ha
fatto vedere 15 cubi blu. Dov'è il 4? Scusa. No, è il 20. Il 20 ci sono 20 cubi rossi. Se ci fa vedere 20 cubi, non può essere un gioco possibile con 12. Bisogna far vedere più. Perché non capisco i dati iniziali. I dati iniziali... perché c'è un po' di sbrodolata. In realtà non li sappiamo. Cioè, i dati iniziali sono il gioco. I dati iniziali sono questi: 12 cubi rossi, 13 verdi, 14 blu. Cioè, questo è come dire: immaginiamo di mettere nella valigia questi cubi. In queste quantità, con questi colori, 12 rossi, 13 verdi, 14 blu. L'elfo va a prendere, mette la mano dentro e ne tira fuori una manciata. E ogni volta, ogni riga ci dice quanti ne aveva in mano di ogni colore. Quindi, sapendo che nella valigia ci sono tot cubi di questi colori, quali di quelli tira fuori non sarebbero possibili con questa configurazione. Quindi questo, ok, ho riletto il problema, non ho forse la spiegazione. Quindi, se io dovrei averne 12 rossi e lui me ne fa vedere 20 rossi, esatto, quella cosa lì. Quindi questo è molto facile, perché siamo già oltre il numero di cubi che possiamo valutare. Però la 4 mi dice impossibile, perché me ne fa vedere 15 alla volta. Ma forse non è che me la sto complicando. Allora, iniziamo a buttare giù. Facciamo la console application. Sì. Lì. Allora, forse ce la stiamo complicando un po' troppo, perché in realtà, da quel che ho capito, pubblicità, da quel che ho capito non c'è un numero. Allora, questo lo chiamerò Kubernetes. Da quel che ho capito non c'è il... che poi perché l'ho chiamato 2-3, in realtà... è un 2, è un 3A, 3B, qualcosa del genere, quindi... no, questo è il 2, tra l'altro, vabbè, dopo gli cambierò nome. In realtà non c'è un numero fisso, mi pare di capire, di cose che lui può tirar su. Perché qui dice... qui ne tira su 7. Qui ne tira su 9. Qui ne ha tirati su 2. Quindi a noi non ce ne frega, cioè l'unico modo per cui un gioco non è possibile è se ognuna di queste estrazioni ha un numero di cubi superiori ai nostri massimali, cioè perché mi pare di capire che... cioè lui potrebbe anche tirar su 12 rossi, 13 verdi e 14 blu. Quindi noi dobbiamo trovare per ogni game... dobbiamo valutare tutte le estrazioni, se ce n'è una che cede il valore massimo, quel game va escluso. Quindi dobbiamo andare riga per riga a prendere su i game che sono in numero indefinito, perché qui ce ne sono, dobbiamo splittare sul punto e virgola, qui ce ne sono 2, qui ce sono 3. Quindi noi dobbiamo dire, ne hai presi 8 verdi, 6 blu, sono possibili, perché di verdi ne abbiamo 13, di 14 blu, quindi 6 ci stanno, 20 rossi non si può. Il 4 ad esempio è andato a prendere 1, 3, 6, va bene, 3, 6, va bene, e 0 blu, ma sfiga, non gli è venuto su neanche un blu.
3 verdi, 15 blu, 14 rossi non va bene, perché di blu ne abbiamo 14 e 15 già eccede, di rossi ne abbiamo 13 e già eccede. Quindi forse alla fine, cioè, è più semplice di quanto... Dobbiamo trovare i game validi e sommargli i D, perché alla fine vuole una cifra qui in fondo, e quindi hanno trovato il modo di... Vediamo un attimo l'input, perché qua la cosa mi... 12, 13, 14, proviamoci, quindi dammi il file, ok, questo è il mio file, lo vado a salvare come text, ok, adesso lo metto qui, data, prendo questo file e ce l'andiamo un attimo a sgrufolare, perché qui non lo so, ho il sospetto che ci sia una un inculato. E quindi, allora, prima cosa dobbiamo parsare quanti sono. Io a questo punto carico tutto, non mi interessa, quindi faccio proprio una console application, mi faccio proprio una cosa tipo procedure run, chi si è visto si è visto, run con gestione eccezioni, ok, va benissimo. Quindi però forse mi serve qualche strutturina di dati, qualcosa del genere. Allora, un input sarà i vari che tra l'altro sono RGB. Il problema è che non so se dopo mi farà fare un cambiamento, perché cerco di valutare anche il futuro, quindi magari dopo iniziano a cambiare i colori o iniziano a... perché qua dopo c'è la seconda parte, e quindi allora 3 blu, 4 rossi. Allora, i colori sono questi RGB, mi viene voglia di usare l'RGB. Vabbè, non saranno milioni di colori, no? Se no, vabbè, farò un array di array e va. Quindi facciamo una cosa del tipo type cubes, non so, qualcosa del genere, cube count, una cosa così. Facciamo red, r, green e blu. In realtà poi forse non è neanche, ma chi se ne frega. Boh, facciamo prima il parsing del file. Allora, var l rose uguale t file, aspetta che mettiamo, uso questa perché read all lines, param str 1. Ok, parameters, andiamo qui e gli mettiamo, mi si è chiuso il dov'è, allora, debugger, parameters, data, input, txt, boom. Save e via andare. Quindi for in var l row in l rows, right line, ce la posso fare, ok, questo ce l'abbiamo, no? Faccio neanche in tempo a vederlo, mannaggia alla pupazza. Ok, le righe ce le abbiamo, quindi potremmo chiamarlo anche record più che... Ok, per parsarlo, dovremmo fare un po' di, che ne so, forse una classe ci viene comoda, perché modo
facciamo una unit. Dai, facciamo una unit con lo chiamiamo Kubes Parser. Split string, sì. Non volevo essere così. Allora, type parser class public. Partiamo da una function evaluate games. Prendiamo il path del file e restituiamo la somma. Quindi questa è la nostra, ma sì, dai, così diventa più. Stai calmo che arrivo. Quindi qui facciamo tutto il cucuzzo. Questo aspettiamo. Var parser di parser create, facciamo la free e qui ci scriviamo brightline result parser evaluate games param str 1. Ok, quindi qui inizializziamo il valore di ritorno a 0 e poi facciamo, quindi ho una riga si fatta. Vabbè, qui trovo il game, facciamo uno split con due punti e poi, oppure ci mettiamo qualcosa del tipo troviamo il game, ma sì, facciamo uno split. Allora, facciamoci una funzione per fare il parse della riga e che tira fuori un record con i vari colori. Ho una lista, ma vabbè che la lista è sempre tipizzata, quindi facciamo i colors, no, come lo mettiamo, t count, t cubes, t quello che è. Questo forse ci serve, perché quindi abbiamo un t game, no, aspetta, prima questo. Allora abbiamo r, poi abbiamo g e b, t game è fatto dai conteggi dei cubi. Non ha il tema scuro? No, oggi no, però se avete male gli occhi tanto è solo questione di un click, tac, vroom. In effetti, e qui c'è l'id del game, quindi abbiamo i cubi e un id, quindi la nostra funzione si tira su un parse game, tira fuori il game. Poi faccio un po' troppi problemi, perché non è che io me la debba poi, non devo mica andarla a vendere questa cosa qui, mi serve solo il risultato, però non riesco a fare a meno del divide timpera nel... Tanto in mezz'ora non ce la farò mai, quindi... Allora, supponiamo che le stringhe siano tutte corrette, quindi andiamo a mettere... tokens, facciamo una record split
system str utils split. Forse non è uno split. C'è anche lo split string, però mi sembra. Infatti. Però l'hanno messo anche sulla stringa. In effetti mi ricordo molto di più le funzioni, ma va bene così. Const string delimiters. Ok, ci mettiamo i due punti. In questo modo abbiamo. Splittiamo su questo e abbiamo game. Game 1 e game 2, quindi abbiamo questa parte e questa parte qui. Ok, quindi questa è una funzione, no? Adesso guardo se ci sono degli overload che non mi ricordo mai. Infatti questo lo faccio, questi esercizi mi sono comodi perché non mi ricordo mai le funzioni. Delimiters, string contiene più caratteri, ok. E tira fuori un array dinamico di stringhe, perché ne abbiamo più di una. Ok, quindi possiamo dire che facciamo questa roba qui, fields, è questa roba qui. Ok, quindi abbiamo game token è field di 0, ma vabbè, fa poi lo stesso, quindi adesso uso le regex che regular expression ci possono tornare comode, perché così possiamo fare una cosa di questo tipo. Possiamo fare un oddio, che succede? Ho sentito un mi è venuto un grazie per il follow, non mi viene la notifica qui, ma Jock98 ben arrivato, di solito scrive anche in chat, ma ben arrivato o ben arrivata, perché non si sa mai. Quindi questa è una riga, stiamo provando a in questo canale si programma, o meglio ci si prova, perché oggi abbiamo fatto delle figuracce clamorose e stiamo facendo gli esercizi dell'avvento, advent of code, avvento del codice. Quindi stiamo provando che mi mettono molto in difficoltà, devo dire, ma allora, quindi abbiamo splittato e quindi la parte di vabbè, a me basta poi trovare game e prendere la cifra che viene dopo, quindi non sarebbe neanche così malvagio. È questa che diciamo è più interessante. Ma allora prendiamo aspetta, prima faccio allora field di 0 è la stringa con game, che è una stringa, quasi quasi faccio una roba barbina, cioè gli scrivo un string replace. Non sono uno che scrive spesso. Ah, nessun problema. Più che altro era che nella chat non mi veniva scritto il follow, ma forse non viene mai scritto, quindi va là che sei bravissimo. Una roba veramente. Allora, benvenuto comunque. Replace str, mi confondo continuamente con. Allora, da questa stringa from to. Come from to? Che roba è? Oddio. Text from text to text tutte lì con la stringa, ok, mi sono rimasto un attimo ok, quindi da questa stringa from text game, com'è che è scritto, game con lo spazio, quindi non ci formalizziamo, lo sostituiamo con una bella stringa vuota e siamo già. Tutta questa roba qui se poi la parsiamo, ok, quindi game id, anzi result punto che il game id è uguale a stringa a str to int di questa roba. Cosa ci manca? Forse la sysutils.
mettermi anch'io a fare coding challenge, ma tendo a lavorare su progetti personali. Ma hai un canale, fai anche streaming su Twitch, visto che sono rari, se fai streaming vengo a seguire, che almeno dobbiamo incrementare il numero di persone che fa coding su Twitch, prima o poi supereremo i gamer, no vabbè, meglio di no, perché io seguo anche i gamer, quindi non gioco, ma ok, quindi questo dovrebbe essere sufficiente per la prima parte, mentre per questa parte qui, quindi, ah ce l'avevo già, abbiamo una stringa fatta così, perché c'è anche il punto e virgola, mannaggia la miseria, però a me interessa fare che cosa, dire prendo una cifra o n cifre, per può essere più di una, poi c'è uno spazio e poi c'è un green, blu e red, no si scrive così, si scrive così, che in realtà poi mi interessa questa cosa, ma infatti lo sto già catturando, quindi no, mi deconcentrerei. Vabbè, è chiaro che se di fare progetti personali ci sta, quindi ok, e poi è seguito da una virgola, però c'è da splittare anche su un che usano l'oracolo. Non ho capito il forse ho capito, ma ok, però questo è come dire, troviamo tutti questi, però devo stare attento che a me cosa mi interessa, però dividerli per ogni estrazione non me ne frega niente, perché tanto tanto se ce n'è almeno una dove c'è un'estrazione con un valore più alto del massimo, quel gioco in teoria non è possibile, mi viene da dire, quindi perché non c'è un massimo di cubi che vengono estratti. Andiamo a rileggere, perché qui what's a bag, grab a handful of random cubes. Ok, quindi sono random, quindi possono venirne fuori n, e quindi a me che me frega se, cioè se riesco a capire qual è red, green e blu e dividere le due porzioni. Infatti mi sono dimenticato di mettere questa cosa qui, sicuramente poi mi farà fare un gioco del, io avrò uno rosso, uno blu, poi avrò tre verdi, uno blu, quindi alla fine mi basterebbe numerare questi qui e vedere se ce n'è qualcuno, capire quale green, quale blu, quale bla bla bla, e quindi alla fine andare a, come dire, a vedere se superano il massimale, qualcosa del genere. Ok, quindi io potrei fare una cosa, in realtà ho fatto questa cosa qui, ma non è interessante perché potrei impostarla in maniera diversa, ovvero dire ma no, va bene così, dovrei tirar fuori il massimo, ecco quello potrei fare, tirar fuori il massimo dei cubi. So che non mi vorrei ingabbiare, cioè prima non mi sono ingabbiato, l'ho fatto dinamico, poi mi sono comunque ingabbiato, quindi non vorrei ingabbiarmi troppo su una cosa che mi rende, vorrei passare tutti i giochi e per ognuno tirare fuori, quindi facciamo anche il parse, parse cubes, oppure parse game. Anche questo è venuto un po' male, perché alla fine metti che dopo aggiungono dei colori, aggiungono qualcosa, io potrei dirgli fammi un nel costruttore, facciamo così, lo espongo direttamente, così facciamo un dictionary
Ok. Dove mettiamo il nome del colore? Ok. I dictionary, stringa e un conteggio che può essere o il conteggio dei giochi o il conteggio dei cubi massimali. Ok, così questo lo rendiamo parametrico. Adesso vado a metterci anche il costruttore, create e il destroy che compare ancora, questo lo devono sistemare. E allora qui questo non sarebbe neanche necessario, però andiamo a crearci il dizionario string integer. Ok, e qui andiamo a distruggere se free nil dictionary destroy o inherited basta, va benissimo, mi piace leggere. Ok, quindi questo lo andiamo a inizializzare così. Vado a metterci qual era il gioco. Allora prima lo devo esporre e quindi devo metterci property. L'ho chiamato dictionary, che non è proprio il massimo, ma chiamiamolo non ho un campo, vabbè, lasciamolo così. Lo chiamo così perché adesso mi viene in mente nient'altro, quindi cubes, quindi property cubes iDictionary, ma non c'è anche iDictionary come tipo di c'è numerable per, ok, va bene così. Anzi potrei anche fare, tanto questo non lo devo esporre, devo fare un add cube count, gli passo il colore come stringa e gli passo count come parametro. Non è una function ma è una procedure. E qui cosa faccio? Gli metto praticamente, gli dico di aggiungere i cubi, il colore come chiave e il conteggio come. Quindi la cosa che noi dobbiamo controllare, abbiamo detto, qual è la combinazione? With only 12, 3, questa roba qui. Questa è la combinazione, sono i miei massimali. Me la incollo qui. Quindi gli dico di aggiungere red 12, poi mettiamo green 13 massimo e mettiamo blu massimo 14. Ok, così questi dati ce li abbiamo. A questo punto io qui splitto, ok, di nuovo la riga, quindi questo parse game in realtà dovrebbe tirarmi fuori, darmi un dizionario, infatti poi non c'ha molto senso, adesso faccio tutto qui che siamo a posto, perché poi bisogna vedere dopo come mi conviene dividere le cose in procedure, perché c'è il rischio che se creo delle procedure dopo non le voglio cambiare. Mettiamo tutto qui, fattorizziamo dopo. Allora, quindi facciamo questa cosa. Game ID è questo. Quindi questa roba in realtà non voglio fare una pre-ingegnerizzazione che non serve, quindi perché è subdolo, quindi allora prima facciamo le cose come vanno fatte.
Ok, poi abbiamo una Game ID, poi abbiamo una Game, oppure le estrazioni, che sarebbe la, anzi facciamo extractions, che sarebbe lo split string del secondo campo, quindi della parte destra di questa riga, cioè questa qui, senza lo spazio iniziale ovviamente, col punto e virgola. Vabbè, possiamo trimmarle poi di volta in volta, poi non mi serve neanche trimmarle, vado con le regex, quindi dobbiamo splittare col punto e virgola. Ok, e abbiamo tutte queste parti qui, ciascuna di queste parti qui. Ok, a questo punto io cosa faccio? Mi vado a applicare questa regex, quindi diciamo che ho splittato e quindi alla fine mi ottengo la prima riga, sarebbe fatta, ma anche tutte le altre righe perché c'è lo spazio iniziale, sarebbe fatta così. Validate, io vado a cercarmi tutti i valori che sono, no, in realtà non c'è il punto e virgola perché quello viene splittato, e quindi c'è solo una virgola o zero o più, quindi altrimenti mi esclude anche il red, e quindi mi becca questo o il red. In realtà va bene, ok, e fin qui dovremmo esserci. Quindi io vado qui e gli dico for, altrimenti potevo splittare anche questa, non è che sia for in var l extraction in l extractions, qui ottengo la string, la singola, questa roba qui. Ok, vado a fare la mia regex. Allora, regex, magari me la creo, create pattern, questa, e abbiamo la regex expression in your case multiline single line in your pattern space not empty, non mi serve nessuna in particolare, questo però è un record mi sembra, sì, quindi che me frega. Chiamiamolo qui, ovviamente prima del ciclo, count reg x, e la creiamo. Ok, quindi se la applico alla matches con la input string extraction, ottengo quello che è un, forse un array di una match collection, ok, che è un record che ha la sua lista di, ok, c'è tutte le sue robe, perfetto. Quindi qui dentro abbiamo i vari item, count, get enumerator, quindi dobbiamo ciclare
in L matches. Ogni match corrisponde a uno di questi. Nel primo gruppo abbiamo il valore, nel secondo abbiamo la chiave del colore. Quindi groups 0 o groups 1, perché lo 0 potrebbe essere il, abbiamo il value, quindi possiamo fare un L count str to int, e poi abbiamo L color, che è il secondo gruppo. Ok, qui andiamo a dire che se la chiave andiamo a vedere se il massimale è più grande del, quindi andiamo a vedere se var, allora if, no, senza if, max count ce l'abbiamo configurato, prendiamo il colore come chiave e tiriamo fuori il massimo. Quindi stiamo facendo due cicli in uno, dovremmo interrompere il ciclo, ma in realtà dovremmo fare una sorta di isvalid o qualcosa del genere, dovremmo passare al ciclo esterno. Ah, siamo già ok. Var is valid uguale a true, mettiamo. Quindi se il count è maggiore di max count, allora is valid è uguale a false e facciamo il break e usciamo dal ciclo. Questo per ogni estrazione. Quindi arrivati qui, se qui usciamo dal ciclo, if not is valid, è inutile che guardiamo le altre estrazioni ed è inutile che andiamo avanti. Se il game è valido, allora dobbiamo incrementare la somma result con il game ID. Buonasera di nuovo. Non so se hai seguito prima, però ho usato il tuo suggerimento perché era l'unico che si adattava perfettamente alla mia implementazione nel primo giorno, cioè mettere la cifra. Cioè, in realtà prima andavo a togliere il token, poi mettevo la cifra più il token. Poi qualcuno mi ha fatto notare che togliere qualcosa e mettere la cifra più quel qualcosa equivale a inserire la cifra e basta. Però quello mi ha aiutato perché avendo fatto già una logica che elaborava i numeri, tenendo il token e mettendo solo la cifra e andando avanti per non farglielo elaborare, alla fine il resto della logica continuava a funzionare. Questo ci siamo un po' incapponiti sul secondo, ma forse qualcosina riesco a capire in questo caso. Non sono certo di aver fatto tutto come deve essere fatto, però adesso vado in debug. Oggi il compila quindi va non funziona, cioè non funziona proprio, devo dire come. Proviamo e vediamo cosa succede. Allora vado in debug. Ok, quindi gli do il percorso del file e non voglio entrare qua dentro, su.
nelle funzioni di base faccio anche senza, ok. Allora, crea una regex, va benissimo. Leggo tutte le righe del file, quindi ce le abbiamo già tutte, perfetto. Faccio uno split con due punti e abbiamo le due stringhe con game e l'altra con i valori. Perfetto, game id diventa 1 e questo... quantomeno fin qui ci siamo arrivati. Sospetto che siano di cioccolato. Il problema è che non ho ancora visto la seconda parte, non voglio spoiler, ma... Allora, splittiamo di nuovo e abbiamo tutti i vari... le varie estrazioni, perfetto. E gli dico, partiamo col fatto che il game è valid e ci creiamo le estrazioni. Applico la regex e tiro fuori... Vabbè, tanto adesso andiamo a scandire, quindi non sto a fare... Il primo match che prende queste robe qui. Ok, vediamo poi se è corretto. Allora, group 1 value è 1 e il colore è green. È giusto? Siamo qui, 1 è green. Ok, va bene. Il valore massimo per il green è di 13. Noi ne abbiamo 1, quindi niente di problematico. Secondo match, count 1 colore blu, quindi è giusto. Ok, non supera il massimo, già lo so. Qui abbiamo uno rosso, ok, parte molto easy, ok. E fin qui, se non è valid, interrompiamo, altrimenti passiamo alla seconda estrazione, quindi passiamo a elaborare questa roba qui. Andiamo di match, count 3, dovrebbe fare 3 verdi, 1 blu, 1 rosso, 3 verdi, quindi 3 green, 1 blu, va bene, e 1 rosso, ok, quindi qui stiamo andando bene. Io sospetto che adesso io lo lascerò andare e quando arriverò in fondo terrò un valore, lo vado a incollare, mi dirà non è corretto e poi mi toccherà andare a vedere dov'è il guzzo, perché io so già che è così. Però vabbè, ce ne abbiamo uno che sappiamo non essere... Qui c'è un 19 blu, il 15 sicuramente è scazzato, quindi basta che mi metto lì, anzi mi metto qui, e quando arriviamo al 15... Quindi siamo 3, 4, andiamo sui casi particolari, così quantomeno vediamo. Questi li dovrebbe sommare tutti, quindi... Allora, andiamo al 15, che è questo qui. Vediamo se funziona come dovrebbe funzionare. Abbiamo 19, che cos'è questo? Blu. Ok, il massimo è 14, è maggiore, quindi... break del codice, break anche delle altre estrazioni, perché tanto ce n'è una che non è valida, quindi comunque non è quella, e non lo va a sommare e passa quello dopo, quindi passa direttamente al game 16, che potrebbe essere giusto, no, forse no. Ok, io lo lascio andare e poi vedrò come suicidarmi. Il valore che ci dà è 2377. Io provo a copiarlo, ma non sono fiducioso, perché sono sicuro che submit. Retire transfer. Non l'avrei mai detto, perché mi sarei aspettato. Mi piacerebbe vedere la parte 2, però non ho tempo di... forse mi sono complicato un po' la vita a fare dei var parse, ma quantomeno la parte 2 so che sarà un... voglio vedere quanto sono stato predittivo nel... non hanno acqua. In each game qual è il numero minimo di cubi di ogni colore che può esserci nella bag per rendere il gioco possibile? Oddio. Cioè, intende che... Ah, ok, cioè ogni estrazione, se tira fuori 3 blu,
due rossi, no, aspetta, qual è il minor numero di cubi di ogni colore che... Ah beh, devo prendere il massimo di quelli che tira giù, mi viene da dire. Cioè, se lui dice faccio il game, sono tre, un'estrazione fa un 3 blu e poi un 6 blu, il minimo sono 6. Perché di più non so se ci sono, di meno non ce ne possono essere perché li ha già tirati fuori. E quindi... Perché di volta in volta io non so se sono gli stessi, quindi... Ah, ok, ok, dai, quindi forse non è così difficile. No, è che adesso devo... Ho 3 ore che sto facendo, sono 3 ore per fare quello che avevo già fatto, che avevo anche già letto ma non avevo capito una mazza, e quindi, però ok, questo dai non è così difficile, farò un po' di, questa settimana farò un po' di live ogni tanto cercando di mettermi in pari, anche se sarà difficilissimo perché sono troppi e sono rimasto troppo indietro, però e se per caso ne faccio qualcuno, ma no, tanto non ho tempo di farli in un altro momento, quindi se li faccio li farò in live, via, dai. Se riesco a preavvisare un po', perché sono già le 6 e quindi mi devo rimettere purtroppo qui. Ci sono altri puzzle che sono facili, un paio sono difficili, ho visto che alternano un po' le varie cose, ma alla fine il più è capire, perché sono un pochino... Come dire, la fatica maggiore per me è rileggere un po' tutto, perché con il fatto che ci costruiscono un po' di storie questi accidenti di elfi, diventa un po' difficile capire bene tutto. Comunque, vabbè, non è così, via, non è così malvagio come potrebbe essere. Quindi, buon weekend. Quindi, come sempre, io metto gli aggiornamenti poi sul canale Telegram, sulla home page, sulla mia home, che c'è una pagina calendario dove ci finiscono le varie partecipazioni, conferenze, che al momento spero che non ce ne siano più perché basta, non è. E quindi di nuovo non so, non, c'è qualcuno che sviluppa a quest'ora del pomeriggio, che in realtà poi non... Giusto, perché per una volta che abbiamo un orario diverso magari ci può essere qualcuno che si sta dilettando. Beh, c'è il prof Andrea Pollini che fa, quindi farò un raid a lui, quindi rimanete collegati, visto che non gliel'ho mai fatto, perché abbiamo degli, ci sta una bella conferenza con gli elfi. Oh, basta, quest'anno conferenze ne ho fatte fin troppe, non ce la faccio più. Quindi, no, grazie come sempre per il follow, poi ci ritroveremo per fare altri esercizi, vedremo adesso alla fine dell'anno, forse se riusciamo organizziamo anche quella live con qualcosa premi, così almeno facciamo un po' più di... Grazie a chi ha messo il follow, a Jock che è passato, che è ancora qui, che è andato, e niente, rimanete per il ride e direi che ci vediamo la... in settimana, comunque vi terrò aggiornati. Ciao a tutti, alla prossima, rimanete per il ride, alla prossima.